Tra Mantignana e Celcinardi il veleno sta tutto nella coda, ovvero i gol che decidono questo 1-1. All'inizio ho osservato un minuto per due scomparse purtroppo in casa mantignana, in settimana il padre del giocatore della Juniores Checcarelli e poi da poche ore il padre del dirigente Trinari. Ma andiamo alle immagini salienti, al quinto minuto Radi ruba palla al limite, esce il portiere, respinge Mercanti, la sua conclusione deviata in angolo. Al 19esimo occasione ospite con Brughini che da buona posizione spara alto in diagonale. 27esimo punizione di Scopetti, la palla arriva dopo una serie di lisci a Marinelli che preferisce il piattone di prima intenzione senza però inquadrare la porta. Cambio nel Mantignana, esce l'ennesimo infortunato Mercanti, entra Peverini. Al 35esimo Radici prova il volo, ma la sua conclusione, pur se apprezzabile, termina alta. Così come termina 0-0 il primo tempo. Al quinto della ripresa scambio Radi Marinelli con il numero 7 che calcia di poco fuori sul primo palo. Alle nono due cambi importanti nel Selcinardi, dentro Bengalef e Fami, li ritroveremo a confezionare l'1-1. All'undicesimo Cenciarelli si accentra a sinistra, il tiro va il numero 17 Fami, ma bravissimo Cardinari ad alzare in angolo con visuale abbastanza precaria. Al ventesimo ancora Marinelli a provarci da dentro l'area, ma la conclusione forse deviata, termina alta. Al 29esimo cross di Selvaggi, la bucano tutti, la girata di Fami termina sul fondo di un soffio. Non c'è respiro in questo finale, al 30esimo ripartenza, clamorosa occasione per Marinelli servito da Radi, ma ancora palla che non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo, nel tentativo di sbrigliare, Galizzi colpisce la sua traversa. Al 39esimo è Guerri a colpire di testa, la palla, la traversa, la sfiora soltanto questa volta. Cambio nel Mantignana, anche questo determinante, al 39 esce Marinelli, entra Koulibaly, passano 3 minuti e proprio Koulibaly che ruba il tempo al portiere a porta vuota deposita in rete il vantaggio tra le proteste per un presunto fallo sull'estremo difensore che al momento sembra lui cercare di colpire il giocatore del Mantignana. Al 43esimo proprio per questo espulso Piccirilli, mentre il portiere Boncompagni rimane lungamente a terra ma non recupera al suo posto, entra El Famal. Ma quando tutti ormai tra l'altro in inferiorità numerica avevano dato il Selcinardi per spacciato, al 40esimo dopo l'espulsione del dirigente arriva il gol, il tiro, grande parata di Cardinali, la conclusione di Bengalef, arriva però a centro aria Fami che infila in rete un rocambolesco 1-1. Dunque per la salvezza e per evitare i play-out tutto rimandato per le due squadre alle ultime tre della stagione. Mister Rubeca, un vero peccato per come si è conclusa la partita, è bellissima per gol tra l'altro di un fuori quota e poi quell'azione un po' rocambolesca dove c'è praticamente, insomma, si è un po' sottovalutato, no, la cosa, nonostante le urla dalla panchina. No, ma dispiace perché alla fine il pareggio è il risultato più giusto, ma sì, quando tu segni al 45esimo non puoi non vincere una partita. Abbiamo visto due squadre che hanno lottato, che hanno cercato di portare a casa la partita senza problemi. Che dire, resta l'amaro in bocca perché con 3 punti eravamo quasi matematicamente salvi, invece ora dobbiamo continuare a trottare per portare a casa questa salvezza. L'ennesimo infortunio, quello di Mercanti, insomma, sì, da questo punto di vista Mantignano non si fa mancare nulla. Ormai fa parte del nostro DNA e andiamo avanti così. Mi dispiace perché Mercanti è un giocatore importante quest'anno, tra prima il menisco, poi un altro infortunio, ora di nuovo uno stiramento. Dispiace, faccio i complimenti anche al Ceci perché ha messo tutto in campo per portare a casa la partita, ma quando fai gol al 45esimo e non portarla rompe veramente le scatole.
Francesco Fabbri, allenatore in seconda del Selci, certo il calcio regala queste situazioni, la disperazione del gol subito, l'espulsione e poi la grande gioia per questo 1-1. Assolutamente, è stata una partita veramente sofferta, un primo tempo molto equilibrato, poi nel secondo tempo abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla e quando meno te l'aspetti, a pochissimo alla fine è arrivato il gol contropiede del Montignano. L'espulsione sembrava tutta la persa, ma ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo provato in tutti i modi, è arrivato questo pareggio, con un gol molto bello che tiene tutto ancora aperto per entrambe le squadre e siamo molto contenti. Ecco, questa lotta per, non definiamola per la salvezza perché è sbagliato letteralmente parlando, per evitare i play-out, anche perché dalla Serie D non arrivano belle notizie, quindi insomma una lotta molto molto importante. Sì, sicuramente è una lotta che coinvolge ancora molte squadre e noi lotteremo fino alla fine. Abbiamo un calendario molto tosto con 3 scontri diretti e speriamo di uscirne il prima possibile. Noi sicuramente ci metteremo tutto quello che è nelle nostre possibilità.